È arrivato il mio silver button e sono riuscito a ottenerlo solo come Totorrina sarebbe riuscito a fare. Avete presente quell'episodio di American Dad in cui c'è Stan che viene picchiato da Stelio Contos, che viene ingaggiato dallo stesso figlio con una musichetta snervante di sottofondo che faceva tipo Stelio, Stelio Contos? Ecco, io su YouTube mi sento così. Solo che Stelio questa volta è stato ingaggiato da Susan Wojcicki, che non so la pronuncia, quindi chiedo umilmente scusa, che è il CEO di YouTube e che ha ingaggiato proprio Stelio Contos per picchiarmi malissimo. Solo che Stelio Contos non mi ha mai picchiato con le sue mani, ma in tantissimi modi diversi. Io sono Poldo, lo so, non mi faccio vedere moltissimo in faccia, ma sono io. E se volete vedere più volte la mia faccia, vi ricordo che ogni sera sono in live nel sito di colore Xcode CB95A3. Che viola, per questo fa ridere. E oggi, senza sentence mixing e senza sus, sono qui per raccontarvi del più brutto colpo che YouTube mi abbia mai sferrato. La storia del mio silver button. Partiamo da un presupposto: siccome molti di voi non lo sanno, lo dico, su YouTube ci sono dei premi che vengono dati in base al numero di iscritti che raggiungi. Il più piccolo è quello di argento, che viene dato al raggiungimento dei 100.000 iscritti. Poi c'è il golden button, che invece si ottiene a 1 milione di iscritti. E infine il diamond button, per cui devi avere 10 milioni di iscritti. Poi ne troviamo altri che vengono appunto consegnati al raggiungimento dei 50 milioni di iscritti. Magari vi ricordate quello customizzato di PewDiePie in Rubino. L'ultimo, il più alto, che nel 2021 possiedono solo PewDiePie, T-Series e Cocomelon, si può ottenere al raggiungimento dei 100 milioni di iscritti ed è il Red Diamond Creator Award. Ora, nel mio caso, io dovevo ricevere il button dei 100.000 iscritti, ovvero quello in argento. Il 25 agosto del 2018, Mr. Polakbar raggiunge i 100.000 iscritti e indovinate che button gli viene consegnato? Nessuno. Circa qualche minuto prima di raggiungere i 100.000 iscritti, ho contattato il mio network per dirgli tipo dove devo firmare per avere sto cazzo di premio. E la risposta è stata immediata. Ora non vi leggo la mail perché non voglio essere denunciato, ma riassunta mi informava che YouTube non dava più gli award a quei canali che utilizzano prevalentemente contenuti protetti da copyright. Il caos, il mondo è esploso, sono diventato peggio di Dario Greggio, un maledetto Ciccio Gamer. Mi dispiace Ciccio, in realtà ti voglio molto bene, però capisci che ero un po' arrabbiato. Ho maledetto qualsiasi persona che su YouTube faceva soldi portando cazzate, ma ignoravo la vera realtà e dovevo aspettarmelo. In fondo sapevo che non mi avrebbero dato il button, però andiamo in ordine. Che cosa vuol dire canali che utilizzano prevalentemente contenuti protetti da copyright? Essendo un pooper, io prendo dei contenuti che già esistono, li vado a modificare e creo qualcosa di nuovo. Queste sono le ITP spiegate praticamente a un bambino. Ora, cosa succede se prendi un contenuto che esiste e lo vai a modificare creando qualcosa di nuovo, come nel caso appunto delle parodie? In America assolutamente niente. In Italia sei un farabutto. Questo perché in America esiste il Fair Use che non si applica però per la legge italiana. È da circa 5 anni che YouTube, tramite Stelio Contos, mi lancia addosso video rimosso, limiti di età, demonetizzato, demonetizzato per violenza, demonetizzato per copyright, pure i testimoni di Geova mi hanno mandato uno strike. E con la notizia che dovevo ricevere il button, YouTube nella mia testa ci ha visto tipo finishim e non vedeva l'ora di darmi un colpo mortale. Un'interessante svolta per questa storia si ha quando Andrea Grassi, noto youtuber membro degli iNube sotto il nome di Camper, nato a Trento il 27 febbraio del 1992, è un hockeista su ghiaccio svizzero che gioca dalla stagione 2009-2010 nella Lega Nazionale. Mi sa che non è lui. Sbagliato pagina. Comunque, Gambur e Spawn hanno avuto un'idea ai limiti della legalità. E poi quello del sud comunque sono io. In un loro video di vaccino hanno esposto l'idea di procurarmi in qualche modo il silver button. Come? Tramite un loro canale secondario chiamato La Tana del Camper. Sostanzialmente in quell'episodio di vaccino hanno invitato tutti gli spettatori ad iscriversi a quel canale che Gambur avrebbe mantenuto attivo caricando dei video sul calcio e una volta raggiunti i 100.000 iscritti avrebbero inviato a me la targhetta facendo incidere Mr. Pod. Sembra una di quelle trame tipo delle serie TV che danno su Rai 5, tipo Criminal Minds o NCIS. Poteva filare tutto liscio? E ovviamente no, che non poteva filare tutto liscio. Appena la Tana del Camper ha raggiunto i 100.000 iscritti e abbiamo subito contattato YouTube per sapere notizie, la risposta è stata: mi dispiace, ma nel button ci deve essere il nome del canale.
Sostanzialmente sì, Camper poteva cambiare il nome nel button, ma doveva essere un qualcosa di inerente al suo canale. Poteva scrivere tipo solo Camper, oppure la tana di Camper, la tana dove sta Camper, il Camper nella tana, comunque qualsiasi cosa, basta che girasse attorno al suo nome. Diciamo che se improvvisamente chiedevamo a YouTube di farci scrivere Mr. Poldo, qualcuno si sarebbe potuto insospettire. Ma Camper, noto pluriomicida, non si arrende e a febbraio fa una pazzia. La tana del Camper diventa Mr. Poldo. E adesso scriveteci il nome del canale nella targhetta, dai, scrivetecelo. E oggi siamo qua per vedere se ad essere scammati sono stati quelli che volevano scammare quelli che hanno scammato per primi. Che casino. Oddio mio, non pensavo che sarebbe mai arrivato questo momento, eppure è qui. Messaggio per chi ha impacchettato il pacco. Madonna mia, ma è antiscasso pure per me. Si è aperto, incredibile. Mio Dio, lo sto per aprire. L'ho aperto. Bellissimo. Allora, sono due lettere che leggiamo. E congratulazioni per il traguardo raggiunto. Siamo onorati di averti di contribuire al riconoscimento del tuo risultato e desideriamo offrirti un'esperienza implacabile. Il premio è stato verificato e imballato con la massima cura da Rick. Grazie Rick. Hai 100.000 iscritti, pensa a quanta strada hai fatto. Se ognuno dei tuoi iscritti fosse un anno luce, potresti viaggiare da un'estremità dell'altra della Via Lattea. Mi ha già annoiato, non mi piace questa lettera. Nel momento in cui alzerò questo, finirà un meme. Un meme durato più di 2 anni. Vado. Mamma mia, ma che bello. Ma è massiccio, è pesantissimo. Lo sporco con le ditate. Ok, con questa è letteralmente finita un'era di meme. È pazzesco. Che dire, con questo si conclude un'epopea che è durata 2 anni e voglio appunto ringraziare per questo Camper e Spawn, per cui probabilmente non sarei nemmeno qui a mostrarvi il mio silver button. Quindi adesso aspetto che il mio canale secondario Poldo Live raggiunga i 100.000 iscritti. In questo modo, quando mi danno la targhetta, ci faccio scrivere la tana del camper e glielo spedisco a loro. Quindi non smetterò mai di ringraziare chi ha reso possibile tutto questo, non smetterò mai di ringraziare chi effettivamente ha creduto in questo fino all'ultimo, ma soprattutto non smetterò mai di ringraziare voi che siete i miei paguri. Che dire, al prossimo contenuto che infrange il copyright. Che dire, con questo si conclude un'epopea durata 2 anni che inizialmente mi aveva fatto stare male, ma che ora non importa più. Cambiare lo sfondo Shrek, aspetta, perché voglio lo sfondo Shrek. E che Shrek come hai messo? Sono felice. Devo stoppare l'audio, disgraziato. Che lo guarda pure, tra l'altro. Madonna. Prima stavo guardando te, ora guardi il silver button. Esatto. Aspetta.